Parliamo di cinema Champions con Maria Grazia Celardo. Ciao Maria Grazia, buon pomeriggio. Buon pomeriggio Michele, buon pomeriggio a tutti gli spettacoltatori di Radio.0. E allora, oggi abbiamo un regista ospite perché dobbiamo parlare anche di una scuola di cinema. Sì, esattamente. Cinema Champions oggi ospita uno dei registi d'eccellenza del nostro paese, ribadendo ancora una volta che i successi del cinema napoletano possono essere funzionali alle speranze e, perché no, anche alle preghiere di futuri successi calcistici. Ed allora diamo il benvenuto al regista Gianfranco Pannone, che di fede e devozione azzurra, ma non soltanto azzurra, ne sa qualcosa. Ciao Gianfranco, benvenuto a Cinema Champions. Sì, ciao, ciao. Come stai? Bene, bene, bene. Adesso sono a Roma, fino a ieri ero a Napoli, ma insomma, come sai, torno spesso a Napoli, insomma, che è la mia città di nascita. Sei già partito, carissimo Gianfranco. Sente, la tua lontananza da Napoli, anche per questioni lavorative appunto, avrà messo più volte alla prova la tua fede azzurra, e quindi ti sottopongo al test del sangue azzurro. Anche perché hai vissuto a Roma per tanti anni. Tifoso, ma non sono uno scatenato, quindi proviamo, vediamo un po'. Sì, in effetti partiamo con una domanda semplice. Dove guardi la partita e se hai dei miti o dei riti scaramantici? La partita io me la guardo di solito su Sky. Ovviamente sono abbonato alle partite del Napoli, quindi me le vedo sempre. No, i riti scaramantici, ho una birra obbligata, diciamo, ci deve essere una birra, ma questa è più forse un'usanza che un rito scaramantico, però insomma, voglio dire, raramente vado allo stadio però le partite me le vedo spesso e volentieri su Sky, insomma. Mi arrabbio molto, questo sì. Abbonamento sul divano. Non è possibile questa storia, insomma, non ce la faccio più. Tifoso da divano e non da stadio, perfetto, sei promosso lo stesso. Senti Gianfranco, ma nonostante la tua lontananza, come dicevamo, ci sono mai state delle divergenze con altri registi per quanto riguarda il colore della maglia? Ma no, ci scherziamo ogni tanto con i colleghi di Napoli, sul nostro Napoli, sul fatto che siamo, come dire, io dico sempre che il Napoli è sfortunato nella fortuna, una grande squadra che potrebbe fare arrivare insomma all'apice, qualcuno dovrà pure spodestare questa benedetta Juve prima o poi. Allora ci scherzo spesso con Vincenzo Marro, con Stefano Incetti, con un po' di colleghi, insomma, ma no, litigi forti, ma non c'è partita, come si dice, capito? Che so, posso litigare con Francesco Bruni sul Livorno, insomma, non c'è sfizio, capito? Quindi per dire, più che altro con qualche collega qui a Roma, perché i miei colleghi romanisti sono convinti che la Roma sia superiore al Napoli, ma insomma sono 5 anni che litigo dicendo che il Napoli ha qualcosa in più, anche se arriva terzo, come è successo quest'anno. Ne siamo convinti tutti. Quindi dal tuo punto di vista, quali possono essere le previsioni per il prossimo campionato? Insomma, lo scudetto lo vinciamo questa volta? Sai, per scaramanzia non si dice mai, però qualcuno deve occuparsi di spodestare la Juventus, perché è diventato veramente pesante questa faccenda, insomma. Quindi voglio dire, spero che sia Napoli, secondo me le carte ci sono tutte, la squadra c'è, l'allenatore c'è, e sono convinto che questa benedetta nostra squadra qualcosa di più può fare. Poi sai bene come va a finire: vinciamo 3 partite, poi improvvisamente si cade sulla più stupida, e questa è la cosa irritante della nostra amata squadra. Siamo d'accordo Gianfranco. Ascoltami, ricordando alcuni dei tuoi lavori, mi sembra più che attuale e soprattutto funzionale alla situazione che Napoli sta vivendo in queste tragiche ore, ricordare il bellissimo documentario sul vulcano, ma anche Lascia stare Santi non è da meno. Visto poi che per noi il calcio è una religione quasi. Succedendo un guaio, insomma, è un disastro, cioè è veramente una cosa insopportabile. Io ci sto soffrendo molto perché il mio legame con Gesù passa per il film, per Sul vulcano, ma passa anche per le origini molane di mio padre, insomma per me è una terra. È mia quella terra, quindi sto soffrendo molto e sto seguendo costantemente con amici che vivono sul Vesuvio quello che sta accadendo. I focolai non sono stati ancora tutti quanti bloccati,
E questa è una situazione terribile. Qui il problema è che ci appelliamo ai tanti volentieri, no? San Gennaro innanzitutto e 99 vice padroni in fila, però voglio dire, qui ci vuole anche un po' più di senso dello Stato, ci vuole anche un po' più di controllo del territorio, perché se viene permesso a qualcuno di utilizzare il tempo non propizio, vedi il caldo, per fare degli incendi dolosi, vuol dire che c'è qualcuno che non vigila anche per bene, e questa cosa è gravissima. Quindi appelliamoci ai tanti, ma appelliamoci anche al senso civico e al senso dello Stato, che molto spesso dalle nostre parti vengono un po' meno. Sicuramente teniamo alta la guardia. Di Nolane, penso che Michele voglia dire qualche cosa dallo studio. E beh, che noi partiamo da Nola, quindi Gianfranco, insomma, se giochi in casa proprio in tutti i sensi. E beh, posso dirti che nel mio piccolo io ho sintetizzato questo dramma che tutto il mondo sta vivendo, perché parlare del Vesuvio, parliamo di una bellezza di livello mondiale, in assoluto di livello mondiale, e quindi è un dramma dell'umanità, e non è soltanto un dramma delle città vesuviane, del parco del Vesuvio, di Napoli, della Campania. O casuale, fa così caldo, purtroppo dobbiamo sospettare che sia qualcosa di più della casualità. Assolutamente, assolutamente. C'è questo effetto, Vesuvio è un brand naturale, diciamo così, che ci vogliono far distruggere, ma sai, sono tre o quattro i nostri brand. Io dico sempre, c'è il Vesuvio, la Ferrari e Cinecittà. Il Vesuvio sicuramente è uno di questi ed è più importante, perché è anche madre natura, non è solo qualcosa che ha costruito l'uomo. E noi la stiamo struguliando continuamente questo Vesuvio. In effetti. Bene che gli incendi sono anche pericolosissimi, perché intorno ci sono dei discariche impressionanti, dove non sappiamo esattamente cosa c'è, quindi un incendio può provocare anche qualcosa di più grave. Quindi quell'attenzione sul territorio dovrebbe essere un'attenzione legata alla buona creanza, ma un'attenzione anche vigile e forte legata al fatto che quel territorio, pur essendo un parco, ha dei problemi interni di natura ambientale già presenti attraverso discariche di cui non sappiamo esattamente cosa c'è sotto. Assolutamente no, ma tra l'altro stanno venendo fuori delle notizie ancora tutte da verificare, ma se verificate sarebbero veramente... Senti agli allarmismi, però non c'è dubbio. No, ma... Un po' di coscienza sporca di noi campani, perché noi ci sta. Gianfranco, io la domanda appunto che volevo farti, no? Dicevo... Vengono, perché i media magari accendono il fuoco, è il caso di dirlo in questo caso ancora di più, ma non è solo quello il motivo è che si sa che lì c'è qualche problemino. Assolutamente. Dicevo, ho sintetizzato un po' il momento facendo questa foto del Vesuvio con questo pennone di fumo, veramente un pennone in tutti i sensi, scrivendo Vesuvio 79 dopo Cristo, sembra insomma di rileggere più che rivedere quelle immagini, quella drammatica eruzione. Io però, proprio a proposito di quello che sta succedendo, no? Spesso e volentieri ci siamo arrabbiati, ci siamo sentiti offesi e quant'altro per i cori che siamo oramai abituati ad ascoltare in tutti i sei d'Italia, attenzione, non soltanto al nord ma anche al sud capita di sentire Vesuvio lavali col fuoco. Certo è che non ci facciamo una bella figura dopo che ci siamo sentiti così offesi e arrabbiati, sapendo che sono le nostre mani. Praticamente stiamo facendo un patricidio, perché ci sentiamo tutti figli del Vesuvio e stiamo uccidendo nostro padre. Non è che sul fiume Po si nuota liberamente nell'acqua limpida, cioè voglio dire, i problemi che ci sono in Campania sono presenti anche in altre regioni, qui dobbiamo distinguere anche da razzismo facile, stupido, idiota, che noi napoletani sentiamo di più, perché Napoli ha mille difetti, però è una città di grande tolleranza e di grande apertura rispetto a tante altre città. Quindi questo parlare male di noi, insomma, negli stati viene vista ancora più male, perché noi insomma siamo un popolo più aperto. Ma detto ciò, è chiaro che a volte rischiamo anche di servire il fianco facendo carne di porco di qualunque cosa bella che noi abbiamo. Può essere una villa vesuviana abbandonata, può essere un territorio incendiato senza che si riesca a placarlo. Possono essere tanti altri aspetti negativi, però attenzione che ogni mondo è paese, non è che fuori c'è il paradiso, insomma. Adesso io vivo qui a Roma da anni e anni, insomma Roma è una città straordinaria, ma ha dei problemi molto seri. E infatti attenzione. Diciamo che sei caduto dalla padella nella brace, per esempio. Ma ragazzi, l'ultima domanda per Gianfranco Pannone.
Sì, Gianfranco, ovviamente mi associo alle tue parole e alla condanna di ogni forma di razzismo e comunque anche di violenza che questa terra sta subendo a causa di questi incendi che sicuramente sono di natura sospetta. Visto comunque che prima abbiamo nominato Lascia Stare Tanti e a loro ci appelliamo, e visto che per noi il calcio è quasi una religione oramai, volevo chiederti, ma secondo te è giusto che si continuino a santificare i calciatori, così come anche a mitizzare quelli del passato? Vedi anche Maradona, che la settimana scorsa ha avuto la cittadinanza onoraria, ci sono state anche delle polemiche sui compensi e sulla natura praticamente di questo conferimento al grande Maradona, al grande artista. Ma è giusto continuare a tifare in questo modo, continuare a santificare i calciatori? Ma dipende, io penso che Maradona non si discute, punto. Maradona non si discute, e la cittadinanza è caso di dire, utilizzando una frase diciamo ecclesiastica, è sacrosanta. Ci sono calciatori e calciatori. Allora, che ci sia un eccesso dal punto di vista economico sui calciatori è una vecchia storia, se ne parla da anni, no? Il calciomercato, la vendita delle vacche, come si diceva un tempo, a proposito dei calciatori, ma anche i ricchi compensi che sembrano esagerati. Insomma, per dire, un personaggio come Maradona non ne facciamo a discutere. Io ho trovato assurdo il discorso di chi diceva che non andava proprio data la cittadinanza, eccetera eccetera. Maradona è un pezzo di Napoli, e io, come tutti quanti, mi ricordo bene l'87, mi ricordo bene i festeggiamenti dello scudetto, mi ricordo bene quello che lui ha rappresentato. Insomma, voglio dire, recentemente mi capitavo di incontrare vicino a San Paolo do Brasil, di conoscere Careca, e abbiamo parlato di Maradona, di lui. Careca era la parte più mite, era l'uomo ragionevole, c'era una grande amicizia con Maradona, che invece era intemperante, eccetera. No, io mi commuovevo ancora, a parte conoscere Careca è stato un onore straordinario, ma sono andato a quegli anni, al di là di tante cose brutte che potevano accadere, di una città che in quel tempo forse era ancora più difficile di quanto non lo sia oggi, comunque quegli anni sono straordinari. E quindi che Maradona guadagni abbastanza e che oggi venga ancora osannato, tutto sommato per me ci sta. Boh, non voglio fare appunto il buonista della cosa, insomma, dire, però insomma, per qui non ci vuole nulla, capito? Una cosa, magari una critica legittima, diventa proprio una critica a tutto. Cioè, voglio dire, il fatto che un calciatore guadagni tanto è un discorso, ma poi alla fine vuol dire che un personaggio come Maradona ci mette in discussione la cittadinanza onoraria, mi sembra una follia per quanto mi riguarda. Gianfranco, sei promosso a pieni voti. Per quanto ci riguarda, ma grazie. È follia mettere in discussione Maradona. Assolutamente. Avete fatto bene a citare il Master di Cinema e Televisione. Ieri, tra l'altro, nella bellezza della chiusura del corso del Master di Cinema e Televisione, appunto, questo corso di regia diretto da Nicola Giuliano, che è produttore di Sorrentino, dove c'è appunto un gruppo di noi registi e non solo, professionisti del cinema che insegna. La cosa più triste era appunto vedere da lì questo spettacolo incredibile del Vesuvio. Visto con un occhio un po' distratto, sembrava perfino un'eruzione. Purtroppo non c'era quello spettacolo che magari in momenti in cui Vesuvio è pacifico è anche magnifico, ma c'è la tragedia. Cioè, qui abbiamo perso ettari e ettari e ettari di bosco, e insomma era veramente un pianto vedere tutto questo ieri dai balconi dell'Università Sull'Orsola ben in casa. Gianfranco, concordo, perché tra l'altro anch'io in sede all'università ieri mattina ho potuto anche guardare con immenso piacere i lavori che hanno fatto i ragazzi al termine del master, quindi facciamo anche i complimenti per l'eccellente lavoro della scuola di cinema e televisione dell'Università Sull'Orsola ben in casa di Napoli, di cui tu fai parte. Io ti saluto, ti ringrazio e ti auguro una buona permanenza a Roma. Salità e buon proseguimento. Ciao Gianfranco, grazie. Ciao, grazie a voi. E complimenti per le bellissime cose che ha fatto. E poi vedi, Maria Grazia, poi alla fine le origini nolane vengono fuori, quel sul vulcano con Toni Servillo che legge Giordano Bruno, insomma, il nostro concittadino per eccellenza, insomma, è veramente una cosa molto bella. Maria Grazia, grazie e a mercoledì prossimo. Grazie Michele, una scena perfettissima che chiude questa puntata di Cinema Champions, che vi aspetta mercoledì prossimo, orario estivo delle 14, mentre martedì ci sarà Roberto Conte con il tifoso in cattedra. Ciao Maria Grazia. Buongiorno a tutti.